queste ormai due settimane che siete qui a mangiare salamelle. Niente, mi tocca fare la solita cosa che si fa, che secondo me è anche doverosa, ossia i ringraziamenti, ma avevo un minuto, giusto per ringraziare chi ci ospita, che è Don Carlo, l'oratorio di San Marco, per ringraziare... Oh, guarda, un applauso. Ok, posso cambiare l'ordine? Perfetto. Poi vado a ringraziare i nostri sponsors che tutti gli anni ci aiutano, ci finanziano, ci sostengono per la Spring Up, che sono Lavis, Borgagnello e Triple di Arona. Grazie, grazie. Non mi ricordo più. Vado a ringraziare sicuramente tutti gli arbitri che avete insultato, che avete fischiato, anche secondo me questa sera si meritano un applauso, perché senza di loro non si faceva niente. Vado a ringraziare le squadre, perché anche senza di loro la Spring Cup non esiste. Quest'anno il percento passa iscritti, sempre numerosi, sempre presenti. Vado a ringraziare il pubblico, fatemi un applauso, che siete stati davvero, davvero tardi, corretti, reali, quasi. E poi spendo due parole in più per tutte le persone che hanno questa maglietta gialla. Queste persone magari sono, voi vedete qui 5 sere durante tutta la Spring Cup, però magari sono mesi che lavorano al torneo. Oltre a lavorare qui, lavorano anche dietro le quinte. Quindi direi, fatemi un grande applauso. Spendo una parola, anche se io non è scritta, perché quest'anno la Spring Cup è stata un po' più particolare per noi organizzatori, nel senso che siamo partiti un po' dopo, c'era un po' meno entusiasmo, e se si è fatta, lo si deve soprattutto alla voglia, allo spirito, all'impegno che ci ha messo Stefano.
Non sono mai abitué di questo torneo, hanno giocato una bellissima finale. Un bel applauso per la Brighense! Thank you.
senso che sono con noi da parecchi anni, una bellissima squadra in tutti i sensi, e sono gli Impastors, voglio vedere qua. Abbiamo anche una fortunata, le premiamo oltre che per il quarto posto anche per la squadra più sfortunata del torneo. Come siamo a un con un'altra edizione ancora più bella.